E siamo qua, rientratissimi, wow, dopo un super angolo del cinema con Giorgio e Samantha, che bravi, ci hanno raccontato un sacco di cose, bravissime, e di fatto è arrivato anche un messaggio per loro e scrivono: siete le mie preferite, con tanto di un cuore rosso immenso, e si firma Cinzia, che bello, grazie mille. Andiamo avanti perché è arrivato il momento di parlare di cucina e abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi, come ogni martedì, l'unico inimitabile Alessandro Giagnetic. Buongiorno, ciao Ale. Ciao Ale, buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Grande Ale, come stai? Bene, dai, bene, comincia a far caldo, eh. Ma finalmente, speriamo, sì, che dopo finalmente Pasqua si possa aprire un po' qualcosa, insomma. Qualcosina. Speriamo, Len, lo speriamo tutti, guarda. Ale, ma noi siamo curiosi. Allora, la scorsa settimana, no? Abbiamo detto, sì, perché non parlare di sushi e sashimi, visto che tu sei esperto. Esatto. Ma io ho viaggiato tanto, Len, quindi, sai, sono andato proprio nella terra del sushi e del sashimi, quindi in Giappone. Ma difatti, prima di, non so, prima di raccontare, di andare su, proprio sulla sulle specifiche di sushi e sashimi, raccontaci anche un po' la tua esperienza. Com'è stato andare in questi paesi, viverli e soprattutto insegnare la tua arte, la tua cucina? Cucina italiana, no? È stato bellissimo. Poi loro, guarda, ti dico, sono super super di cuore, quindi mi hanno accolto proprio a braccia aperte, cioè è stata un'emozione, guarda, pelle d'oca, capito Len? Proprio credo. Una cosa, un popolo veramente stupendo. E riguardo quello, poi mi hanno portato fuori in 3500 locali, perché io facevo 16 giorni, 15 città diverse. Pazzesco! Quindi in un giorno da Tokyo siamo andati ad Hakodate, quindi vuol dire prendere il treno super veloce, l'aereo e la metropolitana. Sì, dalle 5 del mattino tornavo a casa poi la sera alle 10, 11. Pazzesco. Sì, bellissimo, guarda, bellissimo. Avevo un traduttore insieme a me che si chiama Nozawa-san. E un personaggio spettacolo, di fatto. Beh, poi dopo, visto che siamo in diretta, c'è una novità, adesso saremo in diretta anche, siamo già in diretta anche sui social, quindi tutti amici, da lunedì, oltre ad andare in diretta a TV, vai in diretta anche sui social, quindi siamo in diretta anche su Facebook, poi lo taggerai qua sotto, perché noi questo personaggio assolutamente lo vogliamo seguire. Invece Ale, ti lancio qualche foto, un po' così, poi dopo tu me le racconti. Prima di arrivare a sushi, sashimi, io ho questa foto qua. Oh, cosa mi puoi dire? Ah, quelli sono i granchi del nord del Giappone. È uno dei granchi più grossi che c'è, che esiste al mondo. Arriva adesso, non mi ricordo più, mi sembra quasi a 2 metri di apertura, no? È una cosa spettacolare. Quel granchio lì, sì, viene fatto alla griglia, quindi viene spaccato e poi messo alla griglia. E la testa invece si mette, l'ospite d'onore, quindi in questo caso ero io, viene messo del sake all'interno della testa e si mangia praticamente l'interno della testa col sake. È un rito, è un rito che usa. È proprio un rito, mi verrebbe da dire wow, però mi immagino a casa tutte le signorine. No, è buonissimo, però sai, per rispetto delle cose io sono sempre stato in culture diverse, mi sono sempre immesso nella loro cultura, difatti non mi vedono come straniero, qui vedi c'è il cuoco, lo chef che ha cucinato il granchio. Questo è il ragazzo di Hakodate che ha cucinato il granchio. Sì, poi c'era il sindaco del paese. No, ma è stato bellissimo, ti dico, una figata. Allora, una andiamo avanti con qualche piatto. Io giro, ovviamente, queste foto sono tutte foto, oltretutto, quindi a casa, pubbliche, nel profilo di Alessandro, quindi seguitelo anche sui social, perché ci sono un sacco di foto. Noi adesso ne facciamo vedere alcune. Allora, cominciamo un po' da queste cose un po' carine che tu ci racconterai, Ale. Ah sì, allora, questi qua, perché, allora, sushi e sashimi, e cucina giapponese, però oltre a quello ci sono anche, come vedete adesso, le interiora. Loro usano molto le interiora di pollo. Questi qua sono dei fegatini, dei cuori di pollo speziati, quindi messe delle spezie giapponesi, zuccherati e poi messi sulla brace. Quindi due cose un po' strane, ragazzi. Beh, certo, quindi non è che è solo sushi. Sì, poi la grande differenza tra sushi e sashimi, così almeno lo spieghiamo una volta per tutte, è che il sashimi è pesce completamente crudo, quello che vedete è sushi, quindi c'è base di riso, alga, in questo caso un'alga nori, e all'interno, esempio in questo caso, c'è dell'avocado e del salmone. Che è sushi, quindi giusto. Che è sushi, quindi tutto ciò che è roll, che ha forma di roll, che l'alga sia dentro, che l'alga sia fuori, è sempre sushi. Invece sashimi è tutto pesce crudo, completamente crudo. Okay, che logicamente Alain viene abbattuto per il problema che sai benissimo che c'è l'anisaki, che è una specie di vermicello che si riproduce nella
pelle del cervello, quindi è molto pericoloso mangiare pesce completamente vivo, okay. È pericolosissimo. Certo. Quindi in teoria dovrebbe essere freschissimo o comunque abbattuto o stabilizzato. Certo. Infatti loro li stabilizzano dentro le vasche di allevamento, prima di mangiarli anche vivi, per okay. dire, perché in Giappone il pesce è vivo, Caspita, no, è importante, sottolineare queste cose, cioè... Perché, ecco, vedi, una cosa che tanti non capiscono è che, ad esempio, in Giappone ci sono delle vasche, tu sì. scegli il pesce e te lo servono vivo. Caspita. Lo tagliano da vivo, quindi, sai, sono cose un po' strane. Ho mangiato anche il fogu, il pesce palla. Ovviamente parliamo di... Cioè, c'è una procedura prima. Sì, 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 No, pensa che danno il patentino, quindi sì. l'imperatore dà il patentino dopo 19 anni di lavoro sul pesce palla. Mamma mia. Perché sennò è tossico. Certo. Praticamente ha dentro una tossina che si chiama la tetrodotossina che muori, cioè tipo mercurio, quindi certo. è pericolosissimo. Tu hai mangiato, e quindi lo uccidono. Ale. Sì, l'ho mangiato, costa un botto. Non vi dico quanto perché sennò vi cascano gli occhiali, per non dire altro. Ecco. Sì, no, costa guarda, anche €1.000-1.500, sì. Caspita, pazzesco. Sì, mi è stato offerto, Alan, quindi non faccio lo sborone. Siamo curiosi. Ecco, qua una foto dove sei insieme e io vorrei farla vedere. Guardate qua, un po' qua, invece. Ah, ecco lì, vedi, ci sono i sindaci di Hakodate, del nord. Cioè, il mio traduttore è quello all'inizio vicino a me. Ok. E c'erano queste feste, appunto, tutti seduti per terra, logicamente. Seduti per terra rigorosamente stile giapponese, sì, una figata. E lì difatti si può vedere sushi e sashimi sul tavolo e anche cose molto particolari. Del tipo, ad esempio, io vado avanti perché vedo altri piatti, allora andrei un po' avanti così ce li racconti. Guarda sì, un po' questo. Sì. Questo è il fogu, questo è il pesce palla. Ah, wow. Questo è il pesce palla. Vedi com'è fatto? Sembrano delle polpette, invece sì. è la carne del pesce palla. Una volta che la metti in bocca esplode. Ah sì? Sembra quasi latte. È stranissimo, ha una consistenza stranissima. Incredibile. Ho purtroppo anche assaggiato la balena, che è brutto da dirsi, però purtroppo... Ovviamente perché dopo... Perché la cultura giapponese, Len, una volta che tu ti siedi al tavolo, è rispetto che tutti mangiano tutto. Non puoi... Come esatto. si dice? Spieghiamola questa cosa. Non è come in Italia che dici... Sì. Allora, una volta che tu ti siedi al tavolo, tutto ciò che c'è sul tavolo si mangia. Non puoi disdegnare nel senso tipo noi, non voglio la pasta in bianco, non voglio la pasta col sugo, hai presente? Certo, no, lì si mangia, lì devi... È un rito, devi assaggiare, piuttosto butti giù, okay. Se non ti piace tiri giù, rispetto, no veramente, è una cosa veramente che dico a tutti gli italiani perché si offendono, non lo dicono davanti ma si offendono, Non vieni più invitato in Giappone se questo è una cultura particolare da sottolineare. Vado via veloce con altre foto. Guardate un po' che sì, bello. Sì, vai tranquillo. Questa. Eccolo qua: sushi sashimi. Vedi lì ci sono delle uova. Ci sono delle uova di trota. Poi vabbè, c'è del branzino. Tutto pesce crudo. Che spettacolo. C'è anche del. Usano anche metterla frittata sopra il sushi loro. Carinissima questa. Una frittata fatta in più volte a strati. Sì, una figata. Ma poi curioso. Tutto. Spettacolo, figurati, sì. Quella lì è anguilla, loro sono molto fissati con l'anguilla e ha un prezzo altissimo. Oh. Anguilla alla brace. Cioè, io sono assolutamente sì. stra pro per anguilla. Io l'anguilla veramente... Sì, anch'io. Pro. Guarda, io ti dico, mio zio del Veneto, sì. mettevano le nasse nei canali e le prendevano. Loro le cuocevano direttamente sulla griglia, mamma mia. Ma che bontà, quello, mi ricorda... Cioè... Sì, tanta roba. Lei. Io sono veramente un amante dell'anguilla. Poi comunque anch'io. Comacchio, essendo un po' sì, diciamo cavolo. Un po' di quel territorio. Io veramente sono un amante dell'anguilla in tutti i modi. Dopo, anch'io, io anche. Augusti, io idem. Poi abbiamo questo. Certo, guardate certo. un po' a casa che spettacolo. Oh, Ale, questi sono calamaretti spillo, che ci sono anche qua in Italia, ma non sono puliti. Sono completamente sporchi dentro. Ah. E vengono passati a vapore. Vengono passati a vapore direttamente in griglia, ma proprio due secondi, vicino, diretti. E vicino quella salsina che vedete, una salsina a base di tuorlo d'uovo, come si fa anche in Piemonte. Quindi vedi che l'Italia, l'Europa, il mondo, il Giappone... Si unisce. Alla fine abbiamo quasi... Sì, esatto. Allora, qua vorrei andare a vedere, guarda, sto guardando qualche foto per selezionarle perché sono davvero sì. tante e tutte molto molto belle. Scusa, lei, ho riempito di foto. No, ma nel senso, a casa, andatele a vedere perché sono curiose.
Foto un po' strong, ma da assolutamente da vedere, che il nostro chef ce la commenterà a dovere. Ecco, questa è la testa, bravo, vedi la testa del granchio? Sì. Quello lì è il carapace, la testa girata, all'interno vedi c'è il cervello, l'interiore del granchio, e un po' di sakè, e hanno messo del spring onion, del germoglio di cipolla all'interno, vedi? E tu mischi il sakè insieme all'interiore e lo bevi, lo usi come coppa. Questa fa un po' impressione. È come la grolla dell'amicizia. lo so, certo. Hai ragione, Len, però... No, ma è giusto. Pensa, cioè, a me. Dobbiamo capire... Esatto, tu che l'hai mangiata e bevuta, a dire la verità. Quindi ecco, però se è una cosa molto privata, cioè quindi... Sì, è particolare, Len. È particolare, molto particolare. Ma, allora, guarda, per quindi, questo tipo di piatto io ti dico proprio così da amici, mi fido di te, mi fido. Quindi... Grande, Len. Ma difatti, guarda, tu l'avresti mangiato, fidati, insieme a me. Tanto sì, per rispetto, sì, hai capito? Ma poi è anche buono, cioè una cosa anche nuova al palato, no? Sì, difatti è curioso. Guarda, le andrei con un'ultima foto, così, che è molto bella. Sì. Poi parlare di sushi ci sarebbe veramente tanto. No, guarda, c'è il mondo, per carità. Guarda che carini, no? Guarda, mi hanno trattato veramente... Lì c'è una scuola, appunto, di Hakodate, sì, al nord del Giappone. Sono veramente super ospitali, mi hanno veramente voluto bene. Credimi, io li sento ancora adesso su Facebook. Vedo sui social che avete un bel rapporto. Vedo, sì, invece, sì. Allora, sempre. Per quanto riguarda invece il bere, io vedo questa foto qua. Che cosa... Sì. Che cos'è? Questo è un sakè. Okay. È un sakè scuro, perché anche lì il sakè si divide in parecchi... Sì, sakè, che praticamente ho ottenuto dal riso, ma è tanta roba, mamma mia. Anche lì molto particolare, Len. Ha un gusto molto particolare. Quindi, sì, sai, come noi da buoni italiani di solito tendiamo subito a magari non dire, boh, non mi piace. Però bisogna assaggiarlo insieme a determinate cose. Quindi insieme al pesce crudo è top. Ecco, vedi, io è top, mi fido veramente di te, perché sono un amante di sushi, non sono un, diciamo, uno stra, però non uno proprio di quelli, però mi piace, ero uno ovviamente di quelli che diceva non mangerò mai il pesce crudo, ovviamente, e poi dopo ovviamente... E poi lo sa, certo, ma Alen, appena si libera tutto, ospita a casa mia, lo sai. Io arrivo. Invitiamo un po' di gente, ma ci mancherebbe, guarda che qua sempre aperto, il campanello si suona. Io ti aspetto. Amici a casa, il punto è che Alessandro, cioè, è davvero così, non è a caso. Voi andate a spulciare sui social, vedete com'è una persona, e da lì vedete. È la parte più bella della vita, lei. Vero. Ale, fottina, ultima fottina carina, guardiamo un po'. Eccomi. Ah, qui invece sono il pesce affumicato, si chiama cazzo. Ah. Ed è pesce affumicato, sì. Non ridete a casa, non ridete a casa. No. No, però si chiama così, Alen. Lo usano per aromatizzare le zuppe. È molto saporito. Però. Sì. No, ma ti scusatemi. M'hanno chiamato. Scusatemi. Non c'è problema. Comunque è una cosa molto aromatica. E viene usata soprattutto per fare le zuppe. Quindi viene messo tipo un dado, no? Mettiamola non c'è così. In Italia. Invece, non c'è in Italia. Si trova nei negozi cinesi. Okay. Si trova, però non è la stessa cosa, perché viene affumicato, è tipo un merluzzo, viene affumicato, disidratato, tagliato e poi essiccato. Quindi è tutto un procedimento molto lungo, difatti costa tantissimo, ed è tutto a scaglie, buonissimo. Beh, allora a questo punto, Ale, non appena possibile, dovremo fare la sushiata insieme, cioè nel senso... Quando vuoi, io ti aspetto, ma tutto quello che perché... vuoi, anche bagna cauda piemontese, Possiamo fare l'anguilla, Ma veramente, fantastico. Ma qua, Ale, tu chiedi, tutto ti viene dato, non c'è problema, lo sai. Guarda, troppo, anche troppo, davvero, grazie. Allora, Ale, so che un po' ne avevamo già forse chiacchierato, se non mi ricordo bene, forse i primi di gennaio, però dovevamo lanciare un po' il tema di martedì prossimo. Questa volta mi sento di prenderti in contropiede, e se sei d'accordo, visto che martedì prossimo, vi faccio vedere a casa che giornata mondiale sarà martedì prossimo, guardate un po', arrivo, giornata mondiale della carbonara, il carbonara day. Oh mamma mia, qua ci sarebbe, qua mi sparano, Len. Quindi qui, Ale, c'è nel senso, guardate un po', il 6 aprile, scusate, 2021, carbonara day. Quindi, Ale, se tu sei d'accordo. Sì, però, Len, io posso fare la mia, vero? Nel senso che non farò una ricetta. No, però non farò una ricetta tradizionale, faccio la mia che facevo nel ristorante. Un'invenzione.
Assolutamente, cioè, assolutamente, assolutamente. Ma Ale, ti la posso carbonara poi... piemontese. Poi dopo non andiamo oltre, se no ci dopo spoileriamo tutto. Però una cosa, io non sono un esperto, sì. Anzi, zero. Però c'è una cosa che un po' mi, cioè, mi dà un po' così. Cioè la carbonara con la panna, mi viene un po' di malinconia. Ok, perfetto. Vedo che Ale, ci siamo già capiti bene. Però sai cos'è? Ci sono più scuole di pensiero, capito? Okay. Io non voglio offendere nessuno, no, però no, la certo. Carbonara è carbonara, no? Ok. Poi okay. Ci può essere, se no si chiama esempio carbonara alla piemontese, o carbonara a modo mio, okay. O la carbonara di Alain. Certo. Sì, hai capito, o simil carbonara. Allora... ci sta anche un po' di invenzione là. Farei così, non andiamo oltre con la carbonara, è confermato, lo chef l'ha provato, sì, e quindi bene. Ale, grazie per essere stato con noi martedì carbonara. Grazie Alain, grazie a tutti. Apro, dai. Grazie. Oh, ragazzi, auguri per Pasqua. Grazie, Ale. Certo, ci vediamo dopo Pasqua. Grazie. Divertitevi, Pasquetta grigliate tutti, ragazzi, a casa e grigliate. Evviva, evviva. Grazie, Ale, ti abbraccio. Evviva, ci vediamo martedì con la carbonara. Anch'io. Auguri, buona Pasqua ragazzi. Anche a te. Grazie. Ciao, Ale, ciao. Che figata il nostro Ale Power Chef.